Oltre ad essere un ottimo condimento e ad allontanare i vampiri, l'aglio ha proprietà detergenti che puoi sfruttare per pulire il bagno. E possiamo usarlo tutti. Gli spicchi d'aglio appena schiacciati contengono proprietà antimicrobiche, tra cui l'allicina, che riduce l'accumulo di batteri e funghi. Le proprietà detergenti naturali dell'aglio non solo sono ottime per l'ambiente, ma possono anche evitarti di dover pulire sempre il bagno. Devi solo schiacciare uno spicchio d'aglio e metterlo nel water prima di andare a letto. La mattina dopo tira lo sciacquone. L'allicina avrà già svolto il compito oneroso di pulire il water al posto tuo. Facendolo due volte a settimana avrai un water pulitissimo. Nel tempo, capelli, grasso e sporcizia si accumulano nello scarico e finiscono per ostruirlo. Per rimuovere il blocco puoi usare sale e aceto. In una piccola ciotola aggiungi una tazza di aceto e una di sale e mescola fino a ottenere un composto uniforme. Versa il composto nello scarico e attendi dai 15 ai 30 minuti, a seconda della gravità dell'ostruzione. Questo metodo ti farà risparmiare soldi e ti dimostrerà che sale e aceto non sono buoni solo sulle patatine. Sulle patatine comunque sono deliziosi. Per avere uno scarico libero sia dal blocco che dagli odori, prendi 100 g di bicarbonato di sodio. Nel frattempo fai bollire 170 ml di acqua e mescola con una tazza d'aceto. Poi versa il bicarbonato di sodio nello scarico, seguito dalla miscela di acqua bollente e aceto. Una volta iniziata la reazione, inizierà a sfrigolare. Attendi che svolga il suo compito e, dopo un'ora, il blocco e l'odore scompariranno. Per pulire le padelle bruciate ci vuole molto olio di gomito, ma con i giusti ingredienti potrai pulirle molto più facilmente. Riempi la pentola e la padella con acqua e aggiungi circa una tazza di aceto. Porta il liquido a ebollizione, poi togli la padella dal fuoco prima che si asciughi, assicurandoti che dentro ci rimanga una piccola quantità di liquido. Cospargi del bicarbonato di sodio sulla base, coprendo le parti bruciate. Un paio di cucchiaini dovrebbero bastare per formare una poltiglia. Goditi la soda che sfrigola e continua a muovere la padella per assicurarti di coprire le aree bruciate. Quando l'effetto frizzante finisce, sei libero di ripulire. L'aceto da solo si può usare per vari scopi. Un paio di cucchiaini mescolati con acqua in un flacone spray rimuoveranno facilmente le macchie di sale dalle scarpe. Versa dell'aceto bianco in un contenitore e mettici dentro gli utensili arrugginiti. Di notte l'aceto corroderà la ruggine. Dopo 24 ore potrai pulirli e rimuovere lo sporco. Il bicarbonato di sodio rimuove anche i cattivi odori su mobili e tappeti perché assorbe gradualmente tutti gli odori acidi. Il bicarbonato di sodio è un neutralizzatore di pH, il che significa che assorbe gli odori di natura acida, ovvero la maggior parte dei cattivi odori che sentiamo nelle nostre case. Mi raccomando, abbonda con il bicarbonato e lascialo agire per almeno un'ora. Se vuoi ottenere risultati migliori, lasciacelo tutta la notte. Dopodiché aspira con un aspirapolvere. Il carbone contiene gli stessi elementi in grado di rimuovere gli odori, solo che lo fa meglio e contrasta una maggiore varietà di particelle. Tuttavia, meglio non scambiare gli odori con le macchie nere lasciate dal carbone. Meglio metterlo in bustine di deodorante per ambiente e nasconderli sotto al cuscino. Stesso effetto, ma niente disastri. Puoi usare l'aceto per pulire in vari modi. Il motivo per cui è così efficace è l'acido acetico, più potente di altri ingredienti naturali come il caffè e il succo d'arancia. L'aceto acquisisce queste proprietà che combattono la sporcizia durante il processo di doppia fermentazione, in cui gli zuccheri semplici si convertono in etanolo con il lievito. L'etanolo si trasforma poi in acido acetico, in grado di sciogliere i depositi minerali e può essere utilizzato su molte superfici senza danneggiarle. Non è solo utile per pulire e rimuovere le macchie, ma anche per lucidare rame, ottone, bronzo e argento. Provalo in lavastoviglie, darà quel tocco in più di pulizia naturale. Devi solo riempire mezza ciotola di aceto bianco e posizionarla nel cestello prima di avviare la lavatrice e poi goderti il risultato. In un piatto mescola due tazze d'acqua con due cucchiai di succo di limone. Accendi il microonde alla massima potenza per 8 minuti. Il vapore della soluzione verrà assorbito dalle incrostazioni sulle pareti del microonde e, una volta finito, sarà più facile da pulire e lascerà un fresco profumo di limone. Wow! Imbevi dei batuffoli di cotone con l'olio di chioddi di garofano e cannella e poi mettili in dei sacchettini all'interno del tuo armadio.
Le tarme e altri insetti non sopportano questi ingredienti, che quindi proteggeranno benissimo i tuoi vestiti. Con ingredienti simili puoi creare il tuo umidificatore con una stufa in inverno. Devi solo riempire una lattina con 2/3 d'acqua e aggiungere bastoncini di cannella, chiodi di garofano, scorza d'arancia e metterla sul fornello. Questo mix umidifica l'aria e diffonde un profumo rilassante. Se vuoi rendere meno visibili i graffi e i segni sui mobili in legno, strofinaci sopra una noce pecan. Le tue posate, sia quelle in acciaio che quelle normali, hanno perso la loro brillantezza? Mettile in una piccola padella con dell'acqua gassata. Lasciale riposare fino a quando le bolle non saranno completamente scomparse. L'acciaio brillerà come nuovo una volta tolte dall'acqua e pulite. Aggiungi dell'amamelide all'acqua del tuo ferro da stiro e mentre stiri i vestiti, invece dell'odore stantio tipico del ferro, avrai un profumo più dolce e più fresco. Negli angoli che non riesci a raggiungere con l'aspirapolvere, puoi usare un pennello per aiutarti a pulire accumuli di polvere sfuggiti a lungo. Ti sei attaccata la gomma da masticare a un dito? O forse l'hai sputata e ti sei attaccata ai capelli? Bene, strofinaci sopra dell'olio vegetale e lascia agire per qualche minuto, finché non riesci a rimuoverla. L'ammoniaca è sicura al 100% per l'ambiente, anche se può essere dannosa per la pelle. Tuttavia, è un ottimo prodotto per le pulizie. Versa una tazza di ammoniaca in una piccola ciotolina che andrai a mettere in forno. Assicurati ovviamente che sia spento e lascia riposare tutta la notte. La mattina dopo puliscilo con un panno umido. Vedrai che differenza, mentre pulisci facilmente lo sporco dai punti più ostili. I benefici naturali dell'ammoniaca la eguagliano alla candeggina. In bagno non solo fa brillare le piastrelle come nuove, ma rimuove facilmente la muffa. Una tazza di ammoniaca al litro svolgerà benissimo questo lavoro. Far passare mezzo limone lungo il lato di una grattugia per formaggio rimuoverà efficacemente le particelle di cibo appiccicoso. Ricordati giusto di sciacquarla con dell'acqua dopo. Così sarà più pulita e ti proteggerai le dita da eventuali tagli. Mi raccomando, conserva il succo del limone perché è un sostituto naturale della candeggina. Metti mezza tazza di succo di limone in un litro d'acqua e lascia i vestiti in ammollo per almeno un'ora. Dopodiché falli asciugare al sole. La stessa quantità si può usare anche in lavatrice per ravvivare i colori e schiarire i capi bianchi. Con un cucchiaio di succo di limone in un bicchiere e mezzo d'acqua puoi anche igienizzare gli orecchini, ma evita di usarli su oro e perle perché sono sensibili agli acidi presenti nei limoni. Usa un po' d'olio d'oliva e un po' di sale per lavare le padelle in ghisa dopo la cottura. Così rimuoverai ogni traccia di sporco dalla superficie della padella, facendola durare più a lungo. Puoi usare lo stesso metodo per smacchiare banchi e forni in acciaio inox, ma senza metterci il sale. Pulire delicatamente le superfici con una piccola quantità di olio d'oliva con un movimento circolare non solo rimuoverà i frammenti carbonizzati, ma ripristinerà anche la loro lucentezza. Come altri oli spremuti a freddo, l'olio d'oliva può riparare i graffi e ripristinare il colore e l'usura dei mobili in pelle. Devi solo tamponare una piccola quantità su un panno e strofinare delicatamente. Grazie alle proprietà antimicrobiche contenute nell'olio d'oliva, è un'alternativa incredibilmente sicura e naturale ai prodotti chimici. Altre varietà di oli, come il tea tree, sono ancora più ricche di benefici, con le loro proprietà antivirali e antimicotiche. Con dell'acqua distillata in un flacone spray e poche gocce di olio d'oliva, puoi creare il tuo detergente multiuso pronto all'uso.